Ciao a tutti ragazzi, siamo qua con Stefano Campanale, il nostro Campi, che ci presenterà un mazzo abbastanza cancerogeno. Che non è ruspa. Cos'è che ci presenti? Labyrinth. Che Labyrinth viene dall'unione tra labirinto e love. Dai, già rotto il cazzo. Il mio amore per le troppe. Vai. Primo posto OTS di? Di? Catanissetta. Bella. Con risultato? 5-1. 5-1. Ok, dadi vinti, 6. Bene, andiamo. 3 gonnelline. Normal o special ad una carta Labyrinth. Se un mostro lascia terreno a casa di una trappola, pesco uno e posso settare una trappola o evocare il demone dalla mano. Bene. 3 boss monster of the mazzo. Targetabile, indistruttibile. Ah, ti piace questo. Poi. Spacchiamo tutto. Lovely. Non è uguale. No, questa è buona, questa è cattiva. Ok. Due facce della bocca. Dai, vai, andiamo avanti. Cucù. Ok, perché questo è interessante, non lo giocano allora, in tanti, perché ste? No, mono cucù perché se parti di Welcome, Big Welcome o Arianna, combinazione di due di queste carte, puoi attivare una trappola normale che vuoi dal mazzo, quindi Barrier o Eradicator, che contro alcuni mazzi è in condizione istantanea. Perché a Blind lui ovviamente Barrier dichiara pendolo. Pendolo. E ho voluto provarli, funziona benissimo, due Lord, perché sono dei 3000 ciccioni. Scelta spicy anche questa. Settano qualsiasi trappola voglio dal mazzo, anche non normale. Mostri finiti, mostri già per un control sono tantissimi. Bene. Poi, mono della terreno. È un brick, però è collector. E quindi si gioca. E quindi si gioca. È molto utile perché ti reborna Lovely. Spacca uno senza targettare anche due volte a turno. Quindi non male. Sì, non male. Reborna demoni, fortissimo. Consistenza, 3 prosperity, 2 duality. Look at this. Perché devi vedere o Arianna, welcome o big welcome, in modo tale da poter far girare il mazzo. Bene. 3 welcome, 3 big welcome. Bene, e fin qua. Non GBOve. Combo del mazzo. Reparto, trappole. Buono. Spizzarrisci. Purple Rain. 3 Evenly, trappola normale, gran carta. Unica basta. Carta che va secondo, come unica mai? Unica carta che va secondo perché molti mazzi ormai fanno un terreno tipo nego mostri, nego summon e tutto quanto. 7-4, quindi 7-4, non ho bisogno Evenly di... 7-4, vai. Bene, esatto. Mi sembra un buon game plan. Brigado serve o a forzare o a togliere le Vecro, che mi dà molto più fastidio. Poi, 2 terrori sotto le radici. Sì. Da 1 a 2 è fortissima perché praticamente ti cambia una carta sul terreno come uno al cimitero dell'avversario. Quindi ti togli una carta fastidiosa, siccome manda e non distrugge molto. Dragon. No, targhetta. Ah, targhetta, niente. Però ho detto una cazzata. La cosa forte è che appunto essendo trappola normale fa lasciare mostri e partono tutti. Okay. E soprattutto toglie le backrow. Ok. Cioè, volendo può togliere le backrow. 2 barrier di main e la terza di side, che ci sono dei matchup in cui barra non è forte. 2 anche perché con la combo con Coclock può attivare dal mazzo quanto vuoi e Lovely la reset. Quindi bravo, non, non è cancerogeno. Bravo, bravo. Mono Eradicator, mono perché gran carta questa. Mono perché non lo vuoi vedere, ma lo puoi attivare dal mazzo gran carta. Sempre con la combo. Vince partite da solo. Carta di archetipo, 3 compulsory. Vabbè, questo è chi viene a vedere sto video sa già perché si giocano i compulsory. Vince solo di questo quasi, altro che quel. Do punishment? Beh, abbastanza perché? Standard. Reparto carta nobile, Trasky 3. Beh. Questa carta è nobile. La carta del nostro Campi. Carta nobile, per un periodo non l'ho giocata, poi mi sono ricordato che è troppo okay. Nobile, troppo forte. Post side, ci puoi svelare quando l'attivi? Ok, bene. Bravo. Apposta. Stand by, tipo quella così non mi prendo neanche secca, mica scemo. E poi l'ultima consigliata dal nostro capitano, leader e tutto quanto. Che è Lorenzo, carta fortissima. No, Nicolo Pala. Beh dai, fai vedere sta carta, Judgment. Ci vuole un forte, esatto. Solenne. Caro, proemio di 2 ore per Judgment. Vai, in un mazzo control ci sta. No, mi è infinito, 41, side extra. Veloce, veloce. Target di punishment. Elder, di Sephalos e Garura. Spiegaci il link 5. Tra link 5 te lo mandi di punishment, così puoi spaccare i 3.500. Ok. Effetto non andare dal cimitero, mando Garura e pesco uno. Ok, buono. Mentre invece se con Garura e basta puoi spaccare solo i 1.500 che... è inutile. Linguribo. Forte. Perché Ibli è una rottura di coglioni. McCracker. Ok. Exiton. Ok. Cowboy. Vai. Redwar, Vagusca. Reparto OTK, Rider Knight e Arc Rebellion. Ok, interessante. Ma queste sono tutte le super cazzole. Metto dentro perché mai tirato. Metto dentro per banale di Prosperity. Mai tirato. No, solo l'ho banato di Prosperity. Ah, sempre. Ok. Sempre. Girsu, Otto Dragon. E l'ultima di extra. Stodos Dragon. Per fare Victim Sanctuary. Perché ovviamente di side. Ottimo. Doppia Starlight Road contro Storm, King Twister, cazzi e mazzi. Poi, visto che un mazzo contro le ci mette molto tempo a giocare, quindi spesso arrivi al tempo,
bel cancro, ci sta. E ci vorrà una trappola per arrivare al tempo, no? Che ti setti direttamente dal mazzo. Vai. Arma segreta. Arma segreta. Quindi il nostro Stefano Campanale, un giocatore non tossico che non arriva al tempo e non gioca, e gioca un mazzo no. Fan di Interactive. Poi, Trebello, Mirror contro Despia, contro Runico, tutto. Unica entra praticamente a parte Sist. Mi piace. Due muro di ferro imperiale. Mi piace per non prendersi Ivelli. Tira Ivelli, cazzi mazzi. Mi piace Runico. Un sacco. Terza barriera. Giusto, per completare il playset. E poi tre gol in lava. Possono essere lava, golem, kaiju. Che cazzo che volete. E bene, lista è mai. E quindi con questa lista incredibile sei riuscito a vincere l'OTS di Catalpus Turning Inferiore. Bene. Salutone a tutti. E salutiamo Catalpus Turning. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.